Ben ritrovati a tutti carissimi amici chitarristi, quest'oggi siamo qui in compagnia di questa Yamaha RGX 121 che dal numero di matricola potrebbe risalire al 1991 ed è del mio amico Filippo il quale mi ha pregato di sistemarla un po' al meglio e di renderla un po' più suonabile. Devo dire che mi ha confidato che è stata la sua prima chitarra. Guardate, gli adesivi che ci ha appiccicato sono veramente fantastici, fantastici. Cosa devo dire? Allora, la chitarra subito presentava delle criticità. Io ho tentato di sistemare un po' il discorso della regolazione del manico, ma aveva ed ha dei problemi seri per quanto riguarda il ponte, nel senso che negli anni qua sono stati fatti degli interventi, tra i quali l'abbassamento di uscita delle corde in maniera abbastanza invasiva, probabilmente con una lima, è stato proprio abbassato la parte di alloggiamento dove praticamente escono le corde. Altra cosa che ha creato dei problemi sono state le sostituzioni delle viti originarie con delle viti autoflittanti e probabilmente sono stati anche rettificati i fori di alloggiamento delle viti. Questo ha comportato che il ponte è scivolato un po' verso il pick-up e non era più libero di fluttuare come in posizione originaria. Quindi, caro Pippo, a mali estremi, estremi rimedi, cosa ho fatto? Te l'ho reso un ponte fisso. Sono andato ad inserire, se lo vedete qui, eccolo qui, praticamente un listello di legno in maniera da fissare il ponte e di maniera che questo non sia più libero di fare alcun movimento. Con questo assetto il ponte è praticamente fissato ed è appoggiato al corpo e dunque è diventata una chitarra con un ponte fisso. Altra cosa di cui devo farti nota, caro Pippo, è che la muta di corde che annovera questa chitarra più o meno dovrebbe avere la stessa età dello strumento, con l'aggravante che il micantino è stato sostituito almeno con uno 013. Quindi io sinceramente non so come fare per regolarti le ottave, ma soprattutto non so come fare per provare e testare la chitarra. Caro Pippo, non mi resta dirti che... Ma vai, vai! Vai! Yeah.
Conclusioni. Un aspetto positivo di questa chitarra sicuramente c'è ed è il manico. Il manico l'ho trovato veramente molto 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 bello, sia dal punto di vista di suonabilità sia dal punto di vista di conformazione. Vi dirò che addirittura è migliore rispetto a quello che è installato sulla mia Variax standard, perché questo ha i tasti jumbo, ha i tasti un po' più alti e a me sinceramente non piace sentire la tastiera sotto le dita. Vi lascio quindi in descrizione tutte le pagine di setup del suono dell'emulazione di Steve Vai realizzata con Headrush, gentilmente concessomi in comodato gratuito dal mio amico carissimo Marco, il quale ringrazio. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, cliccate un grandissimo like. Attivate la campanella, altrimenti non saprete mai se con questa pedaliera farò ulteriori preset nelle prossime giornate. E soprattutto iscrivetevi al canale, ostia!